In questo episodio visitiamo un paese incantato. Provo a fare il bagno nel canale della Mani. Rischio di uccidermi col monopattino elettrico. Benvenuti in questa nuova serie. 4 incredibili episodi per un viaggio di 8 giorni lungo 2500 km per un totale di quasi 40 ore di guida a bordo di un van. Un viaggio che pensate ci ha portato ad attraversare tutta la Francia da sud a nord. Un viaggio che ci ha portato alla scoperta di quello che è stato il D-Day. Un viaggio che siamo pronti a raccontarvi, un viaggio che per non perdervi vi invito ad iscrivervi e se lo siete già vi invito a mettere la campanellina così che non potete perdervi nemmeno un episodio. Buongiorno e ben svegliati qui da Isigny-sur-Mer. Sono andato alla boulangerie. Ormai, raga, vi giuro che sto parlando bene il francese. Non sono riuscito a impararlo in 6 anni di scuola, ma l'ho imparato in 3 giorni. Oggi niente pain au chocolat. Là perché era finito. Je ne trouvais pas. Ho trouvato questo chasson du pomme, che è tipo una brioche con le mele dentro. C'è ancora azione. Prova ad assaggiare qui. E poi ovviamente la nostra baguette giornaliera. Sembra bello potente, appunto. Buona la pasta? Buona. Buona colazione. Se non siete nuovi su questo canale, saprete che sono un pilota. La mancanza della pista un po' sta iniziando a farsi sentire. Però qua non c'ho niente, sono con un camper. Però aspetta, forse qualcosa c'è ora che mi fai pensare. Abbiamo un monopattino elettrico. Però solo un monopattino elettrico. Ah no, aspetta. Qua dietro, nel parchetto, dove abbiamo giocato nello scorso video beach volley, c'è una pista da pump track per le bici. Avete avuto la stessa idea anche voi, vero? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avreste fatto oppure no. Andiamo a divertirci un pochino. È velocissimo, è una scritta, è un fulmine a cielo, giganti. Ora però è giunto il momento di salutare Isigny-sur-Mer e spostarci verso Utah Beach. E siamo arrivati sull'ultima spiaggia, anche perché oggi, dovete sapere, oggi è il quinto e ultimo giorno pieno, perché domani abbiamo ancora tipo la mattinata, però comunque domani bisogna iniziare a ritornare indietro. Qui siamo a Utah Beach, che è la spiaggia diciamo più lontana rispetto a dove eravamo, spiaggia americana, cioè dove sono sbarcati gli americani, dove è sbarcata la 90ª divisione di fanteria. Ci sono tutti i monumenti e là in fondo,
impressione a vedere tutti i monumenti. Là in fondo c'è anche un altro museo del Debatmont, che però vabbè non andremo a vedere perché comunque ne abbiamo già visto uno. Questa spiaggia qua, gli americani sono sbarcati alle 6:30 del mattino e ovviamente il paesetto di Saint-Marie-Dumont è stato liberato il 6 giugno quando sono sbarcati. Ci sono anche qui? Questi qua secondo me sono relitti delle navi che ci sono. Che a 3 miglia nel mare ci sono tutti i relitti di queste imbarcazioni qua, guardate quante sono. Oh guardate raga, c'è tutto il filo spinato. Io non vedo assolutamente. Beh, andiamo a vedere com'è la spiaggia di Punta Beach. C'è un altro monumento. Un pezzo di nave. Questo qui è Andrew Jackson Higgins. Ah, questo signore qua praticamente ha inventato le barche che sono poi sbarcate in Normandia. Questi erano come sbarcavano i soldati, quelli qua con il loro equipaggiamento. Raga, penso che siano finiti bene o male i monumenti. Qua c'è il museo e adesso facciamo la cucina con il Tabiste e ci rivediamo in spiaggia a fare il bagno. Mi sono divertito a fare questa buca, guardate che spettacolo. Proviamo a fare il bagno. Adesso ti vedo. Via il dente, via il dolore. Raga, io non so come facciano a fare il bagno. Lo farò comunque. Mi farò la foto. Ci vediamo dopo. Raga, missione compiuta, abbiamo fatto il bagno in Normandia. No, tu ci hai messo 30 minuti. Però l'ho fatto. Sì. No, non te l'hai fatto il bagno. Sì, cominciato. Pure secondo. Sì, più o meno. Beh, ma poi tutti si bucciano qua, nessuno sta in acqua 20 minuti. No, beh, non 20 minuti. Adesso riposino e poi andiamo a mangiare i cannelloni in scatola. Very good day. Abbiamo preso la decisione e
in questo punto qua a Utah Beach sarà il punto più a nord che raggiungeremo in questa vacanza in Normandia. Adesso tra 10 minuti lasciamo la spiaggia, salutiamo il canale della Manica, andiamo a Saint-Lô, che non è tanto, saranno 40 km più in giù, almeno ci prendiamo con calma e ci godiamo anche il ritorno, magari più dell'andata. È un po' triste lasciare la spiaggia e lasciare il canale della Manica, però fa parte del viaggio. La spiaggia di Utah Beach ci mancherà sicuramente tanto, e così ci mancheranno tutte le spiagge che abbiamo visto qua su in Normandia. Però ancora non è finita la vacanza, quindi godiamoci quest'ultima serata qua su in Normandia e andiamo Saint-Lô. Andiamo subito. Few moments later. Buongiorno! Allora, siamo arrivati a Saint-Lô, capoluogo del Dipartimento della Manica qua in Normandia. Cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati qua. Siamo andati a fare la spesa all'Lidl, abbiamo comprato un po' di cose buone. Abbiamo preso questa che da noi non c'è, la Volvic. È praticamente un'acqua con un aroma di limone. 2000 years later. Ultima passeggiatina serale in Normandia. Eh sì. Perché domani ci spostiamo e chissà dove saremo domani sera. Bella domanda. Vediamo un po' Saint-Lô, che sembra molto carina, poi comunque possiamo farci un giro anche domani mattina. Sì. Però intanto facciamo una passeggiata. Adesso facciamo un giretto, adesso poi vi facciamo vedere comunque la città. E poi magari ci torniamo domani mattina prima di lasciare la Normandia definitivamente. Sì. Posso davvero però, pazzesco, cioè ci tornerei un milione di altre volte. Bellissima la Normandia, tanta roba. Per realtà anche tutto il resto della Francia, poi sì, ma tutte le zone che abbiamo attraversato erano pazzesche. Beh, ma erano più appunto zone storiche, perché sì, però comunque è sempre interessante comunque sapere la storia di come è successo tutto lo sbarco. Alla fine anche il porto artificiale è una cosa fantastica, molto bellissima questa zona qua. Il museo a Romanche, sì. Romanche era, ma è fantastico. Sì, fatto. Best part. A me è piaciuto un sacco. No, molto bella questa zona. Ma tra l'altro qua, cioè adesso lo vedere, sono tipo tutte le mura della città. Incredibile. Bello. Guardate che spettacolo. Che meraviglia. Domani la andiamo a vedere anche dentro. C'è un'atmosfera incredibile perché non c'è davvero nessuno. E poi ci sono appunto questi lampioni gialli. Sì, tipo l'atmosfera fa molto tipo 800, Cioè in ogni paesino qui che siamo stati in Normandia, anche ieri a Isigny-sur-Mer, e era una roba pazzesca perché sembrava di stare tipo negli anni 50, cioè sì. Era bellissimo. Raga, ma che posto pazzesco è. Guardate che roba. Cioè raga, sono le 10 di sera, sembra abbia appena tramontato il sole. Guardate la vietta. Guardate la vietta con i lampioni così, la bandiera. Qui siamo proprio sopra le mura, eh. Guardate. Raga, io non so se siete pronti a questo. Dai, faccio partire da qua. Faccio partire dalla parte un po' più brutta. Allora, devo dire che c'è un po' puzza di piscio qua sopra, però la vista è bella. Devo dirvi la verità, non mi aspettavo che Saint-Lô fosse così bella, così caratteristica, così piena di storia. Però ancora non avete visto niente, perché la vedrete bene nel prossimo video. Quindi, per non perdervi il prossimo episodio, mi raccomando, io vi consiglio, come sempre, di iscrivervi al canale. Tanto è pure gratis. Saint-Lô mi ha lasciato davvero senza parole, è una città che camminarci così la sera
senza nessuno per strada, ti riporta davvero indietro nel tempo, ai tempi in cui si camminava, si girava per strada con le carrozze ancora. Però adesso ci è fatta una certa comunque, quindi è tempo di tornare nella nostra umilissima dimora. Allora, siamo rientrati, adesso popcorn, che sono i popcorn sono diventati del muesli, e una notte da Leonide sul televisore, condizionatore acceso da dietro. Mamma mia, oddio, ma di cosa stiamo parlando? Wow. Siamo a casa. Oh, piedi sul divano. Basta. A few moments later. We are a problem. Ci sono queste luci che... cioè, vedete anche questa, no? Che si è accesa fino a un attimo. Ecco, ok. Che si accendono tipo col tocco. Ma... questa qua è un pochino difettosa, tipo mezzanotte e mezzo nel frattempo, non riusciamo a spegnere la luce. No! Dormiremo così. È impossibile, ci vuole un tocco di cazzo.